E benvenuti amici, io sono Salpimpos e oggi siamo su Hello Neighbor Remake. Ovviamente è un fanmade gratuito, vi lascio il link in descrizione. Abbiamo la possibilità di selezionare la mappa di Angry Neighbor. Vabbè, io inizierei con un new game tattico. Vediamolo, questo remake, guardalo. Sarà meglio dell'originale? Tac. Filmatino iniziale tattico-tattico. Ma guardate che grafica. Forse anche più... No. Più dell'originale no. Infatti c'è muro invisibile di già, però... Le premesse sono ottime. Allora, piccolo laghicchio. Comunque graficamente top, secondo me. Effettivamente l'originale era un po' più cartoon. Questo è proprio realistico. La porta è chiusa. Ottimo. E quindi la chiave dove che la vado a recuperare? Ma possibilmente non si entra dalla porta principale. Eccolo. E allora, devo rompere qualche vetro per poter entrare oppure... Gli stacco la corrente. Così, nel dubbio. Questa è pure chiusa. Ok, lui è uscito, no? Per attivare la corrente. Quindi... Oh... Ma cosa c'è qui? Una finestra aperta. Se il mio personaggio potesse anche entrare, sarebbe più che altro una grandissima cosa. Perché non entra? Ma c'è il vetro e non si vede. Non entra, perché? Io con control mi abbasso, sì. Un po' spasticamente, ma mi abbasso. Quindi perché non entra? Forse devo saltare. Mentre sono abbassato non salta. Perché non entra? Che c'è la finestra aperta qua. Già ho scoperto un bug. Oppure non si può entrare dalla finestra. E allora facciamo il giro della casa. Qua ovviamente ci sono i vetri. Quindi da qui non si può andare. Allora, posso dire che è un po' buio. Nonostante io abbia la luminosità sparata a palla. Allora dobbiamo vedere una cosa. Se io stacco la corrente, lui esce. Lui viene qua. Eccolo infatti. Ma sarà talmente veloce che io non farò in tempo. Vai, salta! Che io non farò in tempo presumibilmente. E salta, niente. Presumibilmente non farò in tempo. Mi sono incastrato. Non farò in tempo a... Eccolo. Quindi se lui esce, in teoria la porta è aperta, però, giusto? Infatti sta andando a staccare la corrente. Sta sbagliando strada, però quello è un altro discorso. Quindi io cerco di intrufolarmi. È sempre chiuso. Ma dove sta andando? Oh, cavolo. Qua non mi puoi colpire. La zona è di tutti, non è tua. Casomai ci vado da dietro. Oh, ma qua è il cortile. Oh, ma che vuoi? Muri invisibili. Ma questo è il cortile, però, mi scusi. E qua ci sono 800 case. Com'è che lei mi vuole ammazzare? Buon uomo. E non è che è tuo qua. Non è tuo qua. Sto raccogliendo le mele. Mi sono incastrato. Muro invisibile. Sono morto. Allora. Il cortile è di tutti. Cioè, lui non dovrebbe ammazzarmi qua. Scusatemi. Ma che è sta cosa? Ma se è il cortile, io sono qua, dico... Posso giocare con la palla qua. Non mi deve disturbare lui. Ma io posso prendere gli oggetti? Posso prendere gli oggetti? Come si prendono gli oggetti? Ah, con F. Quindi nel dubbio gli spacco il vetro. Se riuscissi a lanciare le cose, più che altro. Come si lancia? Oh, vedi. Ah, comunque si è rotto. Vabbè, lui uscirà probabilmente, no? Oppure per... Oh, cavolo! E ti stacco la sempre... Ah, è già staccata la corrente. Oh, cavolo! Ho preso la scorciatoia! Mi intrufolo! Oh, cavolo, sbaglio strada. Allora, abbiamo aperto un vetro. Allora, mi intrufolo. Vai, salta, ciccio. Ok. Non ho capito perché non entrava da qua. Oh, da qui è aperto adesso. Mi sono letteralmente intrufolato. Prendo un vaso. Però non ho capito come lanciare gli oggetti. Perché così lo faccio cadere. Tengo premuto. Ok, tengo... Oh, cavolo, ho fatto casino. E me ne vado di sopra. No, scherzavo. Me ne vado di qua. Mi barrico pure qua. Accendo la luce. Che buio sto gioco, però. Non si vede niente. Allora, non so bene cosa c'è da fare. Questo ve lo garantisco. Qua possiamo nasconderci. Prendi i piatti, no. Ovviamente come nel gioco originale... Oh, una lucetta. Come nel gioco originale ci sarebbe da esplorare, trovare cose. Oh, cavolo! E dire che forse l'ombra si intravedeva, ma non ci avevo fatto caso.
Quindi niente. Mi sa che è anche più difficile dell'originale. Ma adesso la porta è aperta. Trufolo, non lo fare. Ma perché da qui non posso scappare? Ah, qua il vetro è ancora intatto. Vabbè, niente, ci prende e basta. Forse perdiamo gli oggetti. Ah, non è vero, sono nel cortile. La vogliamo finire. Sono fuori dal tuo recinto. Finché io sono fuori dal tuo recinto. Buon essere innaturale. Tu non mi devi rompere le scatole. Allora, mi faccio seguire, così poi entro dalla porta. Venga, venga. Venga, venga, faccia di capra. Venga, venga. E io poi entro dalla porta, così lo vado a seminare. Ormai sta porta è aperta. Anzi, lo chiudo pure fuori. Addirittura. E cerco un armadio o qualcosa. Mi nascondo. Oh, ho trovato un armadio. Devo aprire tutte le due ante, perché altrimenti... Oh, vedi che l'abbiamo seminato. Va bene così. Sperando che lui non arrivi qui... Cerchiamo qualcosa da fare. Ma esiste uno shotgun per shottarlo? Sento, sento rumori. Che è sto casino? Allora, qui dobbiamo sbarricare noi. E ci serve il piede di porcolo. Per trovare un piede di porcolo, noi dobbiamo esplorare. Quindi mi è sembrato che ci fosse lui che dormiva nel divano. Allora, gli oggetti io li vedo poco, onestamente. Devo dire la verità. È abbastanza buio come gioco. Apriamoci un pochino gli occhi. Ho trovato una bottiglia per terra. Che fa? Non te la prendi? Non so a che cosa mi possa servire, però la prendo. Poi, di qua nel letto non c'è niente. Qua non succede niente. Apriamo tutti i cassetti che... Un binocolo. Vedi che guardare dalla distanza ci potrebbe essere utile in qualche modo. Aspetta che esploriamo sta zona. Ma questa non si chiude. Ho fatto casino. Che è successo? Chiudi, non si chiude sta porta. Non si... Ma quello verrà qua. Ho fatto un casino innaturale proprio. Vabbè, c'è un orsacchiotto molto simpatico, devo dire. E che fa, non te lo prendi? Non ho capito perché possiamo prendere tutti questi oggetti. Però li possiamo prendere. Possiamo aprire qui la cassettina? Sì, ma non c'è un cavolo. Allora, caro vicino, io sono armato di orsacchiotto alquanto strambo. Non ho paura di sbattertelo in faccia nel momento in cui tu mi fracassi le scatoline. Io non lo vedo più poi, tra l'altro. Non è che si bugga là fuori ogni volta che apro la porta quello entra. Ottimo, allora abbiamo la possibilità di esplorare indisturbati. Una lampadina. Ho trovato un bug. Che è sto bordello? Che è sto casino? Aiuto. Ma lui è fuori. Credo. Non lo so. Non ne sono propriamente sicuro. Nel dubbio non aprirò più quella. Ho trovato un martello. Dammi il martello. Dov'è? Con il martello possiamo sbarricare lì. Ma dov'è lui? Cioè, mi ha visto da dove? Ah, ho entrato. Non l'abbiamo buggato manco per niente proprio. Aiuto. Dov'è? Allora, qui si esce. Io vorrei sbarricarmela lì. Eccolo. Tac. Farò casino probabile. Non è vero, l'ho sbaricato. Apri, è chiusa a chiave. Nonostante noi possiamo sbaricare. Allora, perdiamo tutti gli oggetti, quello è sicuro. Però ho aperto già. Basta, ma sono qui, ma che vuoi. Ho sbarricato, quindi in teoria possiamo andare avanti. Volendo. Quindi possiamo scendere, ma c'è da vedere se... E salta. C'è da vedere se quella porta è chiusa o è aperta. Guardalo là. Guardalo l'insistenza di quest'uomo. Io ti sbatto la porta in faccia. Chiudi, faccia di capra. Chiudi. Non chiudi. Da oltre la porta. Buon uomo. Questo si chiama cittare. Poco fa le ho chiuse le porte. Com'è che non le chiude più? Chiudi sta cavolo di porta. Niente, vabbè. Io vado di qua. C'è il lucchetto. C'è il lucchetto, ma la chiave dove la tiene? È perché di salire non si può salire. Ora 3 ore a trovare una chiave qua, perché non è che è facile che le cose tu le vedi. Non si vede niente.
Almeno comunque abbiamo sbarricato e c'è solo da trovare una chiave. Ora non so se il gioco effettivamente salvi la partita. Però almeno un piccolo progresso l'abbiamo fatto verso l'umanità. E niente, qui non c'è niente. Leva sta sedia, è inutile. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. C'è da trovare solo la chiave. Sarà complicato trovare la chiave? Probabilmente sì. Potrebbe anche essere fuori volendo, ma non ha senso. E dire che credo di aver esplorato tutte le stanze già io. Mi sono rimaste stanze da esplorare? Il bagno, tipo. Aspetta che nel bagno non c'è andata. Perché non le chiude le porte? Non le chiude le porte. Poco fa l'ho chiusa. Il bagno, c'è qualcosa nel cesso? Qua, no, qui c'è la lampada. Nel cesso io non vedo niente. Quindi vado per di qua. Qua c'è una mezza zona in cui non ero mai entrato e ho trovato una torcia. Almeno quello. Almeno quello. Qui c'è una culla. Ma io posso spegnere sta torcia perché forse mi acceca ancora di più. Levate sta culla. Ok, qui effettivamente c'era una zona in cui non ero andato. E allora ci saranno altre stanze che non ho esplorato. C'è pure una scopa qua. Magari c'è, come nell'originale, c'è la possibilità di esplorare la casa esternamente, quindi raggiungere zone che da qui non si possono raggiungere. Però nel dubbio corro, io corro! Corri, faccia di capra, corri. Ma non è vero, però non mi puoi picchiare così. Dove sta? Ma da dove mi ha visto? Comunque, dall'esterno io non penso di poter raggiungere altri posti. C'è uno scantinato, qualcosa. E poi non credo che la chiave si possa nascondere fuori, presumo. Non lo so. Ragazzi, provate sto gioco, fatemi sapere nei commenti cosa c'è da fare perché non lo completerò assolutamente oggi. Cosa scontatissima. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa avrei dovuto fare in questo video, eventualmente lo faremo in un prossimo. Che cacchio è un telecomando? Mi accendo Netflix. Capito? O prendo anche la TV. La cosa positiva è che si prendono tutti gli oggetti. A prescindere che ti possano essere utili oppure no. Spero che comunque la torcia non la perdiamo. E chiudi! Niente, le porte non si richiudono. Ho lanciato la torcia. Dove? Dove l'ho lanciata? Sono rimasto con un telecomando in mano. Le luci non funzionano. Il cesso non scarica. Che casa dello schifo! Dov'è la mia torcia? In faccia proprio. Ma dov'era la torcia? L'ho buttata per terra. Oh cavolo. Mi è passato accanto e non mi ha visto. Buon uomo, non è vero. Allora, qui c'è un problema di organizzarsi. Perché adesso non è che è facile trovare la chiave, però. Io me la rientro per di qua. Io penso di aver esplorato tutto qua. Dentro il frigo. Senta, da dove è entrato questo? Dalla finestra, può entrare pure lui dalla finestra. Ma come? C'ha gli acciacchi della vecchiaia. Se io stacco la corrente che ormai è staccata, quindi lui non l'ha riattaccata. Forse per questo è buio. Allora la riattacco. Almeno forse vediamo di più, infatti. Oh cavolo, la torcia è ritornata lì. Abbiamo capito che riattivando la corrente effettivamente vediamo un pochino di più. Ecco perché comunque utilizzando gli interruttori non succedeva niente, perché avevamo staccato l'interruttore generale all'esterno. E niente. Se non mi fa rientrare però io entro, ripiglio la torcia. Mi barrico in qualche modo. È perché lui entra pure, non è che... Dobbiamo cercare di seminarlo. Quindi la mia torcia respawna lì. Eh sì. Capito? Se io continuo ad entrare con lui qui, non lo finiamo mai. Cioè, non andiamo mai avanti. Venga! Venga, signor Ciccio Pasticcio Baffuto, venga! Allora. Ritorno da qui. Oh, l'ho seminato. Alleluia. Quindi. Lo chiudo fuori. Ci hai rotto il cavo. Non richiude più le porte. Bello quello. Prendo to. È pure intelligente, perché se non ti vede più, sa per certo che tu sei entrato là. E quindi ti viene a fracassare le scatole. Ora che lui mi prende qui, lui è di nuovo qui. È perché non è che si arrende. Stavolta no, però, stranamente. Oh, prendo to... Ah, finiamo di percorrere la vita di questi... Dove per il frigo io? E non c'è niente. Che frigo vuoto.
Qua una chiave ci sarà da queste parti. Non c'è niente. Cacchio, la tiene sta chiave. Eccola. Trovata. Ho trovato una chiavuzza. E quindi rispona sempre qui in cucina. Ho fatto un casino assurdo. Perché dalla finestra non riesce ad uscire? E allora me ne vado. E me ne vado. E scendo giù. E succederà qualcosa. È buio, è buissimo. E dire che una torcia ce l'abbiamo. Come la uso? Ah, ecco, perfetto. Che è stato a fare qua? Che stavi a fare qua più che altro? Perché sei solo. Buongiorno. Oh, che succede? Oh, fammi correre, via. Me la lascio. Oh, cavolo, mi ha preso. No, invece scendo. Perché prende tutto fuoco qua? Senti, Ciccio, testa. Chiave. Prendi la chiave, usa la chiave, usa la chiave, usa la chiave. Perché non la usa? Che è successo? Ah, devo trovare anche quella corretta. Dobbiamo trovare anche... Mi ha sigillato là dentro. Ottimo. Ok, quindi... C'è un numero limitato di vite. Ora c'è da vedere se gli oggetti comunque... Rispawnano sempre negli stessi punti. Quindi nel dubbio io... Da qui non si può entrare perché è tutto chiuso. Nel dubbio gli spacco la finestra. Oppure aspettiamo che esce. Oppure gli stacco la corrente. Sempre comunque. E gli sfondo anche la vetrina. Se avessi la mira più che altro. Allora, tac. E boom! Così, nel dubbio. Si è rotto. Ti esplode la casa. E dire che ti sta prendendo fuoco. Allora, c'è da trovare la chiave giusta. Quella blu non era. E allora era l'altra. Se non è pane è sempre focaccia. Quindi abbiamo un numero limitato di vite. Oppure nel momento in cui ti prende là sotto è game over. Perché qua siamo morti un bel po' di volte. Senza che lui mi potesse dar più fastidio di quanto me ne dia normalmente. Quindi io prendo. E vedi. Ok. Gli oggetti sono sempre in questa posizione. Ora c'è da trovare. La chiave è sempre qui. E ok. Prendi la chiave. Vabbè, è tutto a portata di click, praticamente. È tutto... E apri sta po'... È aperta. È tutto a... Però conviene da là. È tutto a portata di click. Quindi entri da qua, prendi la torcia che è qui. Oh. Prendi la torcia che è qui. La chiave che pure... Era qui. Ah, è caduta. Ok. Poi... È il martello. Forse conviene prima trovare il martello. Ora dov'era il martello? Chi è che è andato in bagno? Chi è che scarica? Non sapete niente. Oh, il martello è qui, ok. Abbiamo tutti gli oggetti. Piano. Pianuzzo. Non sono qui. Bravo, bravatene. Chiuditi la porta pure, che io vedo di fare qualcosa qua. Sbarrichiamo. Tac. Oh, stavolta easy l'ho fatto. Chiavuzza. Apertura, me ne vado. Ok, ora... Torcia alla mano. Io li butterei tutti sti oggetti. Tanto questo non ci serve più. Il martello penso che non ci serva più. La torcia ci serve. Sì, sì, ho capito. Quindi, la prima chiave non era. Proviamo la seconda, allora. Intanto prendo da qua, che presumibilmente è sempre la stessa zona. Chiave blu. Prendi la chiave! Prendi la chiave! Non la apre! Perché non la usa? Non la usa, raga. Non è che è colpa mia. Mi sono bloccato. Non la usava. Ok, quando vi prende qui è game over. Alla faccia. Quindi sopra potete morire quante volte volete, ma sotto vi prende ed è finita. Lascio a voi l'onore di provarlo e mi direte voi stessi nei commenti cosa avrei dovuto fare lì sotto. Fin qua ci arriviamo. Ora, prendo a destra casomai. Butto la chiave che non mi serve. Butto pure la torcia. Così non mi confondo. Però non si vede niente. La riprendo. Non si vede niente. Non si vede un cavolo. Quindi andiamo per di qua. Vabbè che abbiamo le candele però. Ok. Ritorno a destra. E prendo la chiave sotto quella azzurra. Vediamo che cosa mi cambia. Sì vabbè non ti preoccupare Alexa. Ok, prendo... Prendi sta chiave. Non la usa. Non la usa, raga. Non è colpa. Oh, cavolo.
Apriti sesamo. Niente, mi sfugge qualcosa. Né questa apre questa porta, né quella sopra, la chiave sopra, apriva questa porta. Invece andando dall'altra parte c'era una sola chiave, almeno ho visto solo quella, che comunque non si apriva, quella porta non si apriva. Quindi ragazzuoli, direi che per oggi va bene così, ci abbiamo provato. Fatemi sapere voi nei commenti, vi lascio il link in descrizione del gioco, provatelo. Quindi mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video.